Ciro Pasquale Mancino, candidato nella lista del PD, consigliere comunale uscente, dirigente del consorzio ASMEZ che riunisce circa 1500 comuni in tutta Italia, fondatore rotariano e fondatore del club, Rotary Club di Pozzuoli, di cui è past president. Qual è oggi il ruolo del consigliere comunale in una città come Bacoli? Allora, è evidente che un territorio vasto come quello del comune di Bacoli, con 27.000 abitanti, ha delle problematiche vastissime e di diverse argomentazioni. Ed è evidente che non tutte le questioni possono essere affrontate e pensate di essere risolte a livello comunale. Insomma, basti dire tutte le competenze ex provinciali, ma sicuramente regionali, e tutto ciò che significa anche in prospettiva i fondi comunitari. Però è anche vero che il comune, l'amministrazione comunale, può intervenire in determinati settori e lo può fare al 100%, ed è qui che poi si sostanzia o meno la qualità di un'azione amministrativa. Allora, quando diciamo il mese scorso ad aprile si è trattato di approvare, noi ovviamente abbiamo votato contro il bilancio consuntivo dell'amministrazione comunale Schiano, che ha significato anche una sorta di consuntivo degli ultimi 5 anni, io mi sono permesso in un intervento di dire che è stata ovviamente fallimentare e ho elencato solo 5 punti sui quali la competenza del comune era totale. Lei si è occupato da consigliere comunale soprattutto di urbanistica, è un argomento molto sentito tra i cittadini bagolesi. Quali sono le sue proposte all'interno della coalizione del centro-sinistra e quindi qual è la proposta alla città dal punto di vista urbanistico? La materia urbanistica è fondamentale. Lo vediamo perché, diciamo, ci sono normative di livello regionale e sovraregionale dove difficilmente noi possiamo incidere. È chiaro che dovremmo spingere da un lato affinché la Regione Campania completi l'iter della rivisitazione della legge urbanistica. Dico soltanto una cosa, non è che per fare speculazioni politiche, ma è un dato reale. Caldoro disse che il primo giorno dell'apertura, diciamo, della sua consigliatura avrebbe rivisto la legge 16 del 2004, cioè quella che regola l'urbanistica su tutta la regione Campania. Se n'era fatto anche un vanto di questo, e da qui poi sono discese delle scelte sbagliate anche a livello comunale. Quella legge, lo potete verificare, dopo 5 anni è ferma all'approvazione dell'articolo 8 di 15 e quindi si è capita che è andato su un binario morto. Quindi significa che la regione Campania, in questi 5 anni, da un punto di vista urbanistico, è venuto meno al suo impegno. Qui che cosa è accaduto? Il comune, forse sperando che quella legge andasse a buon fine, è partita per la programmazione del PUC. Anche qui va detto che dopo un anno e mezzo di lavoro, il lavoro consegnatoci, il cosiddetto preliminare, è un preliminare, per essere buoni, fallimentare, vuoto, vuoto di qualsiasi prospettiva, tranne che per i soliti noti che incredibilmente si sono visti collocare all'interno di un'area che viene definita proprio dalla legge 16 di riqualificazione. Questo sarà un argomento che nella prossima consiliatura ci dovrà vedere ancora più compatti, perché o si risolve il problema per tutti sul territorio, o certamente non è questa la strada di risolvere i problemi di pochi, magari anche dei propri amici. Un appello a votare per Ciro Mancino nella lista del PD che sostiene Carlo Giampaolo. Incontro tanti amici, tante persone che spesso dicono non vogliono votare, è sbagliato. Bisogna andare a votare, prima ancora che votare per un candidato, prima ancora che votare per uno schieramento, bisogna andare a votare perché è un'opportunità unica di incidere sul proprio futuro. Se poi si va a votare informati e magari conoscendo le prospettive che ciascun partito politico, ciascuna area politica vuole dare al proprio territorio, e allora siamo certi che non potrà mancare il sostegno alla nostra lista, al centro-sinistra, al Partito Democratico e, se volete, anche al sottoscritto. E vi ringrazio.